Gustavo Lima, Neymar e vocês. Sai do chão, vai lá! Sai do chão, vai! Gata, me liga, mas tá de balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar por lá até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá de balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar por lá, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer. E depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Quero que eu te conselhe na madrugada dançar. Buonasera a tutti, siamo qui a Medicina 33 e quest'oggi abbiamo un caso di infortunio sportivo. Un ragazzo, come potete vedere qui vicino a me, ha subito una forte lesione al ginocchio destro a causa di un intervento durante il gioco da parte di un avversario. Nonostante che il nostro atleta qui sia molto allenato e nonostante sia un vero professionista, possiamo vedere la gravità dell'intervento che ha subito, il dolore e la sofferenza. Però oggi abbiamo in studio un ospite molto importante, un esperto a tutti gli effetti, che ci parlerà appunto di questa situazione entrando più nei dettagli e nei particolari. Appunto andiamo a chiamarlo e facciamo entrare il nostro esperto, il professor Luciano Onde. Venga pure. Buonasera. Ecco qua. Per il ritardo, ma ho subito un'insolazione alla testa. Ero a casa, dammi la crema solare. Eccomi qua. Buonasera a tutti. Buonasera, professore. Buonasera. La vedo in forma anche quest'oggi, insomma. Come sempre, si fa quello che si vuole. Lei porta veramente molto bene la sua età. Ecco, insomma, l'ho invitata quest'oggi perché il nostro fenomeno, appunto, ha subito un infortunio durante una partita e avrebbe bisogno anche di capire l'entità, la gravità di questo infortunio e che lei gli spiegasse un po'. Aiuto. Se vuole, si può accomodare intanto qua in studio. Sì, molto gentile. Faccia attenzione. Ma aiuti lei, professore, ma aiuti lei, mi fa male ogni volta. Sicuramente, a prima vista, sembrerebbe una rottura tibiale del ginocchio femorale destro. Beh, in questo caso sicuramente con un tackle in scivolata l'avversario lo ha colpito con molta virulenza, coi tacchetti arrugginiti. Quindi consiglio un'antitetanica innanzitutto e di spalmare con del un unguente e del borotalco la zona ferita, colpita e massacrata. Bene, questo è un classico infortunio calcistico, uno sport molto pericoloso per questi ragazzi. C'è sicuramente un ragazzo sportivissimo, con un fisico snello come il suo. È insolito per lui avere queste legnate nei ginocchi che gli troncano tutto. Bene, oggi con il mio aiuto spero di poter rendere
una nozione scientifica e anche medica per poter pronunciare il nome di questa malattia, che è la ginocchietalite. Sicuramente adesso dovremo applicare del ghiaccio sulla ferita e poi con dello spray e delle fasciature transepatiche isolanti potremo in qualche modo anche far sì che questa venga assorbita dall'intero apparato digerente. Ecco, sentiamo la sofferenza del nostro campione. Non ce la può più. Dottore, qualcosa per alleviare brevemente il dolore, anche qualcosa di momentaneo. Beh, sicuramente consiglio un bicchiere di gassata, acqua gassata, molto fresca, per far sì che lubrifichi i ginocchi e riparta la circolazione interna. Dopodiché un po' di stretching dei right. E per far sì che la muscolatura non subisca altre alterazioni e continua la circolazione del sangue. Dopodiché ti consiglio di farti sdraiare su un divano con le gambe aperte per far sì che il piede sia bene in tirare. Sì, esatto, farà un po' male, ma poi sicuramente avrai dei benefici. Bene, tira un po' la gamba verso il basso adesso. Sì, esatto, proprio così. Sicuramente il tempo sarà la medicina migliore per questo atleta, questo fuori classe, questo gran giocatore che è veramente un po' sfortunato in questo periodo. Ma ci sarà bisogno di andare sotto i ferri? Ah, guarda, io spero vivamente di no e spero che con i miei consigli potremo evitare questo passaggio rischioso e anche dolorosissimo. E dottore, viene spesso in contatto con questo tipo di infortuni, cioè... Quanti ne cura? Diversi? Ma sinceramente venite a dare dei consigli, io non metto mai mano sul ferito perché non ho le competenze, ce l'avrei ma non voglio in qualche modo sporcarmi le mani con gente così. E quindi diciamo che mi limito a dare dei consigli per far sì che un dottore specializzato riesca in qualche modo a intervenire personalmente sul ferito. Invece una domanda un po' più personale. Certo. Per quanto riguarda l'ustione che ha ricevuto lei in testa, come possiamo vedere, insomma, qualche consiglio, visto che appunto l'estate sta arrivando, il caldo è sempre più picchiante, insomma, non mi sembra che lei abbia prevenuto molto bene il sole, sia riuscito ad affrontarlo nel migliore dei modi. Beh, devo ammettere che questa è una mia colpa, mia grandissima colpa. L'altro giorno andai alle spiagge bianche e mi addormentai a fare le parole crociate sotto il sole cocente, riflettendo sulla sabbia bianca con delle fette saetta. Mi è andata il sole nel capo e mi sono un po' ustionato, ma penso che con un po' di Nivea, protezione 55, riesca in qualche modo a alleviare la mia ferita, ma vi assicuro che la notte patisco come una cagna in calore. Dottore... Insomma, le tediamo perché è un colore piuttosto acceso. E, insomma, la ringraziamo per il suo intervento, grazie, per averci grazie. Spiegato sì, tutto. Grazie. Vediamo già che il nostro paziente sta molto meglio, grazie. È vero? Sì, rispetto sì. Insomma, all'inizio ci sembra sì, che sì, i consigli... Quasi i consigli... È un gentiluomo, professore. Grazie, da solo. Lusingato. Guardi, grazie, è sempre stato un vero gentiluomo anche con le donne, il nostro dottore. Si vede un birichino. Lasciamo perdere la mia privacy, per favore, potrei imbarazzarmi. E poi è meglio concludere adesso. Sì, prima di andare via, vorrei che tu alzassi la gamba del nostro giocatore e gliela roteassi un po'. Ecco, penso che come un nuovo. Bene, già meglio. Bene. Grazie per essere venuto. Alla prossima e speriamo di riaverla presto qui con noi perché i suoi consigli sono sempre molto utili e precisi. Grazie a voi. Grazie, professore. Buonasera. Grazie.